È stata un'udienza molto tumultuosa. Sì, ci sono successe parecchie cose durante l'udienza e sono tutte molto gravi, cioè è stata rifiutata per l'ennesima volta il fatto che questo processo vada avanti senza le traduzioni degli atti. Questo, all'inizio il nostro difensore ha chiesto appunto che venisse posticipato il processo per questo. Dopodiché ci sono state tutta una serie di infrazioni gravissime, c'era praticamente il giudice che rappresentava gli atti d'accusa, cioè faceva il pubblico ministero, quindi con una visione totalmente di parte nell'ambito del giudizio. Poi la cosa più grave è che con una modalità assolutamente incredibile, perché abbiamo assistito quanti a una tutela fuori dal comune per la vittima, per la protezione della sicurezza della vittima, e invece per l'accusata italiana, per Ilaria, per la candidata capolista di Alleanza Verdi e Sinistra, che in queste condizioni è stato bellamente diffuso l'indirizzo di residenza, il suo domicilio, dove rischia ovviamente lei, ma rischiano anche degli altri cittadini italiani che sono lì ad aiutarla. Per cui adesso abbiamo una situazione assolutamente ingestibile, in cui è bene che il governo immediatamente prenda posizione. Ci sarà un'interpellanza a parte di Alleanza Verdi e Sinistra che arriverà al più presto, però adesso il governo deve fare in modo che o Ilaria viene portata ai domiciliari in Italia immediatamente, oppure Ilaria viene trasferita now in ambasciata, perché non è possibile tollerare ancora un rischio di questo tipo, che adesso non è più soltanto sulle spalle di Ilaria e della famiglia.